Ben ritrovati a tutti, amici di GameSellers.it, io sono Marino e mi aggiungo ai colleghi che già nei precedenti video hanno iniziato a consigliarvi qualche gioco da portare sotto l'ombrellone o comunque in hotel, in campeggio. Nel mio caso specifico il gioco estivo riguarderà principalmente Switch. In primis continuerò a giocare e vi consiglio Miitopia, gioco di ruolo già uscito in passato per 3DS e da poco, in realtà da qualche settimana, è uscito anche su Switch una versione completamente rivisitata, non solo grafica, ma anche con delle peculiarità per un gioco di ruolo che non si fa prendere sul serio ed è molto divertente, incentrato sui Mii, ovvero i personaggi personalizzabili. L'ho recensito proprio su GameSellers.it e quindi potete anche trovare maggiori dettagli. Altro consiglio sempre su Switch è Super Smash Bros. Ultimate, che nonostante sia uscito da un po' di tempo continua a divertirmi e lo consiglio caldamente, visto che anche quest'estate come la scorsa me lo sono portato su Switch Lite e mi ci sono divertito sia sotto l'ombrellone che tranquillamente un po' in pausa dopo il pranzo nell'ora del riposino. Se invece si ha una Switch e non si vogliono però spendere soldi, giustamente, e magari si può provare qualcosa di gratuito, e allora a questo punto consiglio Fortnite. Nonostante appartenga al genere Battle Royale un po' amore e odio, lo considero un gioco che per qualche brevissima partita può divertire. Non è assolutamente impegnativo, molto colorato e anche giocato senza impegno, senza doversi impelagare in costruzioni e abilità varie, parliamo di uno sparatutto estremamente divertente. Se avete un PC dietro, anche non pesante, non troppo performante, il mio consiglio in realtà è solo uno ed è rivolto a tutti gli appassionati di calcio, ovvero Football Manager 2021. Football Manager 2021, che in un modo o nell'altro io giocherò, perché o mi porto il PC e me lo giocherò, continuerò su PC proprio anche solo per avere la schermata accesa e seguirmi un po' le vicende, se no anche sul software tramite Switch, perché ce l'abbiamo anche su Switch in versione touch, o su telefono. Quindi non si potranno giocare le partite in tempo reale, ma tutta la parte che invece riguarda la gestione, il calciomercato, i trasferimenti è tutta sempre molto approfondita. Quindi per tutti gli appassionati di calcio che passano le mattine estive a leggere dei vari acquisti, i trasferimenti e poi magari si ricordano un giocatore da voler acquistare nella propria squadra del cuore o tentare di avere, ecco, Football Manager 2021 può essere l'idea ideale per divertirsi anche sotto il sole. Vi ringrazio ancora ragazzi per averci seguito con questa nuova serie di consigli molto easy, diciamo, molto tranquilli. Non ho voluto consigliare giochi impegnativi, considerando il fatto che comunque in vacanza un minimo ci si concentra anche su altro, lo capisco, e quindi almeno nel mio caso cercare di cimentarsi in qualcosa di troppo competitivo, qualcosa di troppo anche impegnativo a livello narrativo, può essere faticoso. Quindi vi ringrazio ancora per averci seguito, continuate ancora a supportarci e a seguirci sui canali YouTube, social e ovviamente sul portale di GameSellers.it. Ciao ragazzi!